La scuola è parte del Dipartimento di Scienze Giuridiche, è sempre esistita, ma in questa fase storica ha un'esigenza ulteriore, cioè quella di essere rafforzata e anche rilanciata nelle sue iniziative formative. Parliamo di formazione post lauream, quindi di studenti che dopo il normale corso di studi chiedono di essere formati appunto con una finalità specialistica, con una finalità diciamo fortemente professionalizzante. Noi abbiamo tenuto il primo consiglio direttivo appunto della scuola e c'è ferma determinazione in tutti i componenti del consiglio appunto di rilanciare la scuola, di diciamo strutturare un'offerta formativa della scuola in conformità alla normativa vigente evidentemente, ma di strutturarla con una finalità appunto di iperspecializzazione. Quindi focus specialistici, avvalendoci anche di professionisti esterni, però come dire anche veri e propri luminari, no? dei vari settori che di volta in volta verranno interessati da questo tipo di attività. Insomma, le energie ci sono, c'è anche tantissima buona volontà, tantissima determinazione e sono certo che in un arco temporale ragionevole riusciremo a realizzare obiettivi ulteriori rispetto a quelli finora realizzati. Cosa consiglia ai nuovi studenti e il percorso quanto durerà? Il percorso è quello specialistico classico che dura 2 anni, il consiglio, ecco, c'è una grande richiesta a livello formativo dopo il percorso di studi e ci sono tantissime iniziative private, no, che svolgono attività formativa e noi abbiamo forse la presunzione tra virgolette di formare dopo la laurea però con il know-how tipico dell'università, no, della docenza universitaria, quindi una formazione che non è evidentemente assolutamente no una replica di ciò che è stato, ma una formazione finalizzata al mondo professionale. Ai giovani che cosa possiamo dire? Possiamo unicamente dire loro che l'impegno è necessario evidentemente credere fermamente e fortemente in un processo formativo, in un continuum di formazione dopo la laurea appunto, perché soltanto attraverso diciamo, la dedizione e quindi la formazione adeguata è possibile realizzare gli obiettivi e i sogni dei singoli studenti. Aspettava questa nomina e soprattutto lei cosa apporterà del suo know-how, ovviamente delle sue esperienze anche in questo nuovo progetto? La nomina, diciamo, insomma, era un po' nell'aria e sono particolarmente contento, direi onorato ancora di poter servire il mio dipartimento e la mia università portando il mio know-how, potrei dire il mio metodo. Il metodo è quello del coinvolgimento di tutti, è quello della linearità, della ragionevolezza, della trasparenza, del dialogo, perché io credo molto nella capacità, direi nel vero senso parola, arricchente del dialogo e del confronto, un confronto sereno, non strumentale, non con pregiudizio, non in malafede. Penso che diciamo, abbiamo tutti gli elementi per poter continuare con questa metodologia che ho attuato nel Dipartimento di Scienze Giuridiche quando, diciamo, durante la mia direzione, di poter continuare appunto a seminare bene e a raccogliere in maniera altrettanto sostanziosa. Ecco, durante la giornata delle immatricolazioni lei parlava proprio di questo dialogo che ha instaurato con gli studenti, di questo rapporto anche quotidiano che ha con loro e poi soprattutto di non accontentarsi mai, ma di guardare sempre oltre e volere sempre di più il massimo da se stessi, quindi sarà la stessa cosa anche adesso. Diciamo che forse durante la giornata della diciamo, accoglienza delle matricole, tra virgolette, mi sono lasciato un po' andare, nel senso che quando ho detto ai ragazzi non accontentatevi del sé meno meno, andava capita la mia affermazione, cioè non è evidentemente, io non sono un carrierista, non sono per quelli che devono assolutamente fare una carriera a tutti i costi passando sulle teste altrui, io credo innanzitutto nella necessità che si formino uomini e poi professionisti e noi che siamo diciamo docenti universitari dobbiamo formare innanzitutto uomini e poi professionisti all'avanguardia. Certo, i giovani devono avere sogni e devono anche credere fortemente nelle loro capacità, nella loro attitudine e nelle loro forze, però non devono cedere alla deriva dell'ineluttabile, come dire, in Italia è così, c'è la raccomandazione, non va avanti, non si va avanti se.
si va avanti se evidentemente hai determinazione, hai forza, credi in quello che vuoi realizzare e sei disposto al sacrificio, perché evidentemente se hai un sogno, lo dicevo ai ragazzi durante quella giornata, mi sveglio un'ora prima al mattino, ma mi sveglio con energie perché evidentemente ho quella forza necessaria per poter realizzare il mio sogno.